stiamo entrando nel cuore del seminario. Do la parola al dottor Chieri perché ci parlerà di Gemisto Pletone. Gemisto Pletone è il frutto di tutta una situazione filosofico-letteraria di Bizanzio. Se noi abbiamo avuto il Rinascimento, lo dobbiamo a Gemisto Pletone. La parola io nel 2006 ho fatto una conferenza internazionale dal titolo L'ombra della Russia sull'Europa centro-orientale. Ce ne ho due soli, ne do una a te e una alla rappresentanza, penso la signora sia la rappresentanza della Galleria. Grazie, grazie. Poi se riesco a trovarne altre magari le darò anche. Ma non vorrei avere altre. Prego. Bene. No, dicevo, ringrazio il professor Seri per l'invito a questo interessantissimo convegno. L'argomento che mi è stato affidato è di particolare interesse rispetto alla tematica che andiamo ad affrontare, ma di fatto quale influenza ha avuto questo Oriente sconosciuto nell'Europa? Nell'Europa occidentale in particolare, e quale influenza ha portato fino ai giorni nostri? Beh, il personaggio che dobbiamo riscoprire in qualche modo e rivedere è Gemisto Pletone, perché attraverso Gemisto Pletone, e ne riparleremo, un Oriente sconosciuto o dimenticato, con tutta la sua tradizione, tutta la sua cultura, irrompe, non travassa pian piano verso l'Occidente, ma irrompe in Occidente, determinando una rivoluzione culturale assolutamente imprevedibile e inaspettata, quella che porterà poi al Rinascimento. E il Rinascimento, quindi, di Cosimo de' Medici e di Marsilio Ficino nasce proprio da questo apporto culturale importante, fondamentale, che giunge da Bisanzio. Giunge da Costantinopoli, giunge attraverso Gemisto Pletone. Vicino a Rimini, perché si è parlato di Rimini e il simbolo di Rimini è presente, oltre che la bandiera, di San Marino, è presente anche la bandiera di San Marino. Bene, a pochi chilometri da San Marino c'è Rimini, ovviamente. A Rimini, penso che l'abbiate visto tutti, il Tempio Malatestiano. Il Tempio Malatestiano, opera di Leon Battista Alberti, fatto costruire il mondo Malatesta, che fu scomunicato più volte dalla Chiesa. Bene, nella facciata esterna laterale destra, guardando la facciata del Tempio, bene, lì si vede la tomba di Gemisto Pletone. E la scritta che c'è sulla tomba è scritta da Sigismondo Malatesta, viene identificato come uno dei massimi filosofi del XV secolo, cioè del 1400. Bene, ma questo Rinascimento che esplode in maniera così improvvisa, inaspettata direi, e adesso vedremo quali sono i passaggi attraverso cui dal Bisanzio si arriva al Rinascimento, è nato così per caso, c'erano già dei prodromi, c'erano già delle situazioni che in qualche modo preparavano e precostituivano un terreno adatto affinché poi l'inseminazione culturale proveniente dall'Oriente potesse impiantarsi e portare i suoi frutti. Bene, i fermenti in effetti c'erano, parlo della tradizione trobadorica già presente, dei fedeli d'amore di Dante, di Francesco d'Assisi, parlo di Federico II, parlo di una difficoltà del mondo cattolico e della popolazione in particolare, non delle gerarchie ecclesiastiche, ad accettare la prigione culturale che derivava dalla scolastica. Voi sapete che la filosofia nel quel periodo del Medioevo era dominato dal pensiero della scolastica, che era un pensiero strettamente legato ad Aristotele, Tommaso ne è l'esponente sicuramente più importante, ed era diventato una gabbia intorno alla quale non era possibile fare una speculazione filosofica o culturale o di pensiero,
perché era diventato veramente un circolo chiuso, non si poteva uscire da questa gabbia. Bene, le avanguardie culturali aspiravano a cambiare questa situazione, a modificarla, e, con una riscoperta fondamentalmente di un pensiero dell'antichità che oramai era quasi completamente abbandonato. In Europa non c'era ricordo dell'antichità, e parlo dell'antichità culturale greca in particolare, ma anche latina. Si era dimenticato un passato di cultura e lo si ricercava con attenzione, ma purtroppo con scarsi risultati. La ricerca dell'antico viene identificata in due cose, secondo me, estremamente importanti. Intanto la riscoperta della Domus Aurea. Voi tutti conoscete ovviamente la Domus Aurea. Che cosa ha significato la riscoperta della Domus Aurea? I dipinti presenti nella Domus Aurea, che influenzeranno in maniera importante lo sviluppo della pittura successivamente a questa scoperta, e anche la ricerca di origini antiche che erano dimenticate. Considerate che Cosimo de' Medici, banchiere del Papa ovviamente, uomo sicuramente estremamente illuminato, invierà degli studiosi in Oriente e ritroverà proprio nella Macedonia greca i testi di Ermete Trismegisto. E sono i testi di Ermete Trismegisto che cambieranno la dimensione culturale di pensiero, anche religiosa, ma soprattutto spirituale, nell'Europa occidentale. Voi sapete che Cosimo de' Medici aveva dato incarico a Masino Ficino di tradurre i testi di Platone. Ebbene, dopo la scoperta dei testi di Ermete Trismegisto, Cosimo de' Medici impone a Masino Ficino di sospendere la traduzione di Platone e dedicarsi completamente, totalmente, alla traduzione dei testi del Corpus Hermeticum di Ermete Trismegisto. Bene, allora, questo rapporto con l'Oriente come entrerà in questa Europa che abbiamo a brevi tratti descritta? Questa Europa bloccata su un pensiero aristotelico scolastico, ma che aveva già all'interno dei fermenti importanti di innovazione, di cambiamento, che non riusciva però ad espletarsi. Bene, in questo scenario si introduce la figura di Gemistocletone. Gemistocletone nasce a Costantinopoli, nasce nel 1355, nasce nella città di cui si parlava prima, Istanbul o Costantinopoli, e nasce da nobile famiglia, costretto a rispatriare, va a vivere a Mistra, che è l'antica Sparta di lunga tradizione greca. Va a vivere lì e qui fonda una scuola filosofica tradizionalista ed esoterica. Questa scuola aveva una ritualità ben precisa, c'erano delle celebrazioni, c'era una liturgia, si utilizzava la musica soprattutto per gli inni al sole e agli astri. C'era insomma un insieme di rapporti fra gli allievi e i discenti in questa scuola filosofica, tradizionalistica ed esoterica, in cui si travalicava sicuramente quello che noi pensiamo oggi sia la filosofia. Si entrava in un campo diverso, che era il campo della spiritualità e dell'esoterismo, campo che era abbastanza sconosciuto, direi del tutto sconosciuto, all'Europa occidentale. Bene, nel 1438, Platone, insieme ad altri illustri filosofi, giunge, accompagnando Giovanni Bessarione da Trebisonda, che era un altro degli studiosi importanti, sono tutti al seguito di Giovanni VIII Paleologo, che è l'imperatore di fatto di Bisanzio, del mondo bizantino. Il XV secolo rappresenta un momento estremamente difficile. Bisanzio, è stato detto prima in maniera molto chiara dal precedente relatore, subiva la minaccia della presenza turca.
I turchi erano alle porte di Bisanzio e l'imperatore di Bisanzio non sapeva come uscirne fuori, non aveva la forza per poter sopportare l'impatto violento delle armate turche. Ebbene, si reca in Europa occidentale, si reca in Italia, si reca a Ferrara per un concilio. Il concilio non ha grandi pretese, il concilio ha soprattutto un tentativo di riunificare le due chiese, ma soprattutto di costituire in Europa occidentale un aiuto militare forte a Costantinopoli, a Bisanzio, che era sottomessa con i turchi che erano lì alle porte. Bene, questo fu il concilio di Ferrara, un tentativo quindi di sopperire con forze fresche che venivano dall'Occidente la difficoltà alla difesa del mondo di Bisanzio contro la minaccia turca. Bene, il tentativo di conciliazione di fatto non ebbe grandi effetti. Consideriamo che le due questioni principali, è stato accennato prima, le due questioni fondamentali su cui ci si scontrava erano il primato pietrino, quindi la figura del Papa di fatto, che il mondo protestante non riconosceva e non riconosce ovviamente, e quindi questo primato pietrino che veniva in qualche modo non accettato e rifiutato, e la questione del filioque. Alla questione del filioque, che prima si è detto, è stata spiegata in maniera molto chiara nelle diapositive precedenti, aggiungerò questo, che il filioque riguarda strettamente la figura dello Spirito Santo. E nella Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, si crea con il filioque romano-cattolico una gerarchia in cui c'è prima il Padre, poi il Figlio, e poi lo Spirito Santo. Di fatto lo Spirito Santo diventa la terza figura in una scala gerarchica all'interno della Trinità, ma soprattutto lo Spirito Santo rappresenta l'aspetto femminile della Trinità, quella che noi chiamiamo Nostra Signora lo Spirito Santo, perché rappresenta l'aspetto femminile della Trinità. Sottoporla al Figlio oltre che al Padre, vuol dire creare una gerarchia di fatto in cui lo Spirito Santo diventa ultimo dei tre elementi trinitari. Il mondo ortodosso non accetta questa gerarchia. Il mondo cattolico ovviamente l'accetta e la impone. Su questa questione del filioque e del primato pietrino la soluzione non si trova, ovviamente. Lo scontro è totale, direi, uno scontro di pensiero. L'imperatore però, quando viene a Ravenna, a Ferrara, scusate, e poi è costretto a trasferirsi a Firenze perché incombe la peste, il concilio inizia a Ferrara, ma c'è un attacco, un'epidemia violenta di peste e quindi tutti i padri conciliari sono costretti a fuggire dalla riviera Adriatica, diciamo, da Ferrara, da quelle zone, e trasferirsi dall'altro lato dell'Appennino. Chi li può ospitare? Beh, chi ha più soldi, chi ha più capacità economiche, chi ha anche quel guizzo culturale di accettare un confronto. E questo è Cosimo de' Medici. Quindi nella Firenze di Cosimo de' Medici arriva l'imperatore di Bisanzio, accompagnato da 700 eruditi ed ecclesiastici, i quali dovevano pensare a fare citazioni di testi importanti, in quanto il confronto intellettuale doveva essere molto alto e molto vivace. Ebbene, si portano dietro un gran numero di manoscritti originali in lingua greca, totalmente sconosciuti, o in gran parte sconosciuti, all'Italia di quel periodo, ma io direi all'Europa occidentale di quel periodo. In particolare le opere di Platone. Considerate che in quel periodo si conosceva soltanto il Timeo, il dialogo del Timeo di Platone, tutte le altre opere di Platone erano pressoché sconosciute. Bene, al seguito dell'imperatore giungono tutte le opere di Platone e ovviamente il personaggio di riferimento di questa corte di 700 intellettuali, filosofi e pensatori
Beh, il punto di diamante è Gemisto che si fa chiamare Pletone, cioè pieno. Assume durante il concilio di Ferrara a Firenze l'appellativo di Pletone, e lo assume per due cose. Uno, perché pieno ovviamente si riferisce alla sua cultura, era pieno di cultura e di conoscenza, ma anche Pletone, perché Pletone è molto simile a Platone. E la battaglia ideale quindi si stabilisce proprio su una rivalutazione fondamentale, totale, della figura di Platone. L'imperatore Giovanni VIII Paleologo, immaginate, arriva a Firenze e attraversa Firenze con uno stuolo di animali esotici, elefanti, cammelli, leoni e quant'altro, con uno sfarzo incredibile, con gli splendori che non si erano mai visti in tutto il Medioevo e che ricordavano la Roma imperiale. Ricordavano in un inconscio collettivo i fasti, le ricchezze, le bellezze, l'eleganza della Roma imperiale. Bene, l'imperatore di Bisanzio fa rivivere a Firenze un'epoca che sembrava completamente dimenticata. Immaginate che potere di fascinazione poteva avere questo corteo costituito in questo modo, che scorreva per le strade di Firenze, e i fiorentini che guardavano questo corteo allibiti e affascinati. Ma chi fu affascinato più di tutti fu certamente Cosimo de' Medici. Fu certamente Cosimo de' Medici che da questo rapporto, da questo contatto, ebbe gli stimoli per quella rivoluzione culturale di cui parliamo tra qualche attimo. Bene, il pensiero di Pletone si basa fondamentalmente su una rivalutazione di Platone rispetto ad Aristotele. Abbiamo detto che la filosofia in quel periodo nell'Europa occidentale era dominata dalla scolastica, quindi da un pensiero decisamente aristotelico. Aristotele era il riferimento, il fondamento del pensiero in ambito cattolico, in ambito ecclesiastico. Bene, Pletone, sostenuto da quel Basilio Bessarione di cui ho parlato prima, l'altro eminente uomo di cultura che segue questo corteo di 700 colti e filosofi, bene, Pletone crea un contrasto forte e vivo tra Aristotele e Platone. E innanzitutto direi su due aspetti fondamentali. Uno che riguarda il fatto che la concezione di Platone, la concezione platonica, permette una possibile unificazione delle diverse religioni, che era il punto di riferimento culturale importante per Platone, lo vedremo tra qualche attimo. Platone apriva le porte, rompeva la gabbia del pensiero aristotelico e apriva le porte ad una riunificazione del pensiero religioso. Con Platone si poteva sperare ad una riunificazione di tutte le religioni. Secondo aspetto, il rapporto tra anima e corpo. Secondo Aristotele, alla morte del corpo segue anche quella dell'anima, non per Platone. E questa questione del corpo, anima e poi spirito, vedremo, diventa elemento anch'esso estremamente importante in questa dialettica forte tra Platone ed Aristotele. Gemisto chiamerà i suoi allievi fratelli in Platone, e con questo termine, fratelli in Platone, voi capite già cosa pensa, qual è il suo orientamento. Platone è la sua stella polare, è il suo riferimento, per gli aspetti che dicevamo adesso. E in Italia, una volta giunto, Gemisto Pletone dà lezioni su Platone, ovviamente, sugli oracoli caldaici, riscopre la dottrina di Zoroastro, definito Priscus Theologus proprio da lui, e il riferimento a Zoroastro è relazione soprattutto alla riscoperta che Gemisto Pletone porta da noi in Europa di un culto solare,
che era completamente dimenticato. Questo culto solare diventa centrale nella cultura di Gemisto Platone. Quindi da una parte abbiamo visto la riscoperta di Platone, ma dall'altra, per il tentativo di unificare tutte le religioni, dall'altra questa riscoperta di un culto solare che era dimenticato. E i due riferimenti principali quali saranno? Saranno, per Gemisto Platone, saranno ovviamente Platone, l'abbiamo detto già più volte, ma anche e soprattutto Pitagora. Su Pitagora non mi soffermo più a lungo, ricordo solamente che Pitagora diventa poi l'anello di congiunzione con l'orfismo, cioè di una Grecia antica, di una Grecia arcaica, di una Grecia sciamanica, in cui la religione era ancora intrisa di una spiritualità di tipo crepuscolare, possiamo dire, con visioni di tipo estatico, profetico, divinatorio, purificatorio. Bene, questa tradizione proto-ellenica di una Grecia antica, che poi trova la sua espressione nel Vate venuto dal nord, che appunto è Orfeo, bene, poi si trasmuta in qualche modo in Pitagora. E guardate che avere il riferimento in Pitagora e Platone è estremamente importante e definisce molto bene il personaggio che andiamo a analizzare. Lui dichiara di essere legato a una tradizione che si collega a Lipurgo, a Numa, a Parmenide, a Time, a Plutarco, a Porfirio, a Giamblico, ai Brahmani dell'India, e dice esattamente queste cose. Tutti questi, essendo in accordo intorno alla maggior parte delle questioni fondamentali, sembrano aver dettato le loro concezioni, come le migliori, agli uomini più sensati. Noi dunque, dice Platone, li seguiremo senza cercare novità nostre o altrui. I sapienti esprimono sempre opinioni in armonia con le convinzioni più antiche. Quindi Platone dice: non c'è più niente da inventare, non c'è niente da scoprire, non dobbiamo inventarci nuove religioni, nuove tradizioni, nuove culture, è già tutto detto, è già tutto scritto, basta riscoprire la tradizione dell'antichità per ritrovare i valori fondanti della nostra cultura, della nostra tradizione. Bene, Il culto del Dio Sole, di fatto, legato a Zarathustra, è una riscoperta, in qualche modo, di un passato arcaico, in qualche modo dimenticato. Badate bene che proprio da questa riscoperta della divinità solare, in qualche modo, Nicola Cusano e Piccolo della Mirandola scriveranno trattati estremamente affascinanti e interessanti, seguendo le orme in qualità di veri e propri allievi di Gemisto Platone, proprio sulla divinità solare, l'importanza del sole. L'ideale di una nuova religiosità, non di una nuova religione, guardate, perché non voleva Gemisto Platone creare o inventare una nuova religione, ma una nuova religiosità si basava fondamentalmente su un richiamo storico importantissimo, che sicuramente tutti conoscete, ed è Giuliano l'Apostata. Giuliano l'Apostata fu l'imperatore che, in un periodo in cui il cristianesimo era diventato religione di Stato e dominante, cercò di riportare un arcaico politeismo, una visione delle divinità greco-latine, all'attenzione della civiltà romana. Giuliano fu chiamato l'apostata appunto dal mondo cristiano, appunto per questo tentativo di riportare il mondo pagano al centro del riferimento culturale della religiosità. Ma la religiosità di Giuliano si esprimeva soprattutto sul valore del sole. Se voi ricordate, oltre che la riscoperta delle divinità greco-latine, quindi cosiddette pagane, l'importanza di Giuliano fu soprattutto nel suo inno al sole, che fu un riferimento culturale per secoli. E l'inno al sole di Giuliano diventa, riscoperto da Platone, diventa un riferimento assolutamente irrinunciabile. Dice Platone che
se le verità del cristianesimo sono fondamentali, esse non potevano non essere raggiunte anche dai saggi dell'antichità. Cioè, Platone dice, è vero, sì, probabilmente il cristianesimo dice molte verità, ma è possibile che i nostri passati filosofi o religiosi non siano arrivati a queste verità, che occorreva necessariamente il cristianesimo per raggiungere queste verità? Beh, secondo Platone queste verità erano state già scoperte. Queste verità erano già presenti nella cultura precedente al cristianesimo, andavano semplicemente riscoperte. Ma allora ecco che Platone noi lo possiamo definire di fatto come un filosofo pagano in qualche modo. E guardate che questo chiamare Platone filosofo pagano non è una diminuzione, tutt'altro, tutt'altro. È una questione che si dibatte culturalmente, che noi col professor Sei qui presente, col Sabatino Muscetta e con altri personaggi, vedo Giulio, presenti in questa sala, dibattiamo da diverso tempo. Il valore del monoteismo e del politeismo, cercando di ribaltare questa gabbia monocratica del monoteismo in favore di una visione più aperta, più ampia, che probabilmente è il politeismo, o perlomeno il tentativo di riportare sempre all'uno, ma in una visione politeista. Di fatto il politeismo in qualche modo è presente anche nella tradizione cristiana, la Trinità, i Santi, la Madonna, questa presenza molteplice di forze intermedie, di forze che collegano l'uomo alla divinità, di fatto fanno anche di questa religione una religione che in qualche modo possiamo definire, secondo me, secondo il mio modesto avviso, una forma di politeismo. Ecco, però dichiararlo apertamente, che il politeismo non è una diminuzione della religiosità, ma anzi può essere un valore aggiunto, perché nel mondo del divenire e del molteplice, interpretare l'uno in forma assoluta diventa difficile, diventa una gabbia per la mente. Interpretare l'uno in forma molteplice, come è la nostra dimensione di vita, probabilmente per l'uomo è più facile. Gemisto non va verso un sincretismo. Lui non tenta di riunire tutte le religioni in un punto d'incontro, non ha una visione sincretica della religiosità. Lui ha come riferimento la tradizione. A lui non interessa poi tanto, lo scopo è anche quello di riunire tutte le tradizioni, ma tutte le tradizioni e tutte le religioni, ma tutte le religioni alla luce della tradizione. La tradizione diventa per Gemisto Platone il riferimento. E quindi un richiamo alla tradizione cosiddetta gentile, cioè delle divinità greco-romane, un richiamo a Platone, all'orfismo, ma anche al neoplatonismo. Al neoplatonismo di Plotino, ma anche in qualche modo di Ipazia, quindi dell'Alessandria del III e IV secolo, per sfuggire e rompere la tenaglia del dogmatismo aristotelico proclamato dalla scolastica. La tradizione gentile, cioè pagana, che vuole riscoprire Gemisto e riportare all'attenzione di tutti, si rifà soprattutto alla cosiddetta Accademia Ateniese e ai principi che definivano di fatto i rapporti all'interno, gli scopi anche, definivano i rapporti all'interno dell'Accademia Ateniese. È interessante una testimonianza. Giorgio di Trebisonda è l'avversario più accanito, più duro di Gemisto Platone. È colui che scrive molto di Gemisto Platone, molto noi sappiamo di Gemisto Platone grazie al suo nemico, Giorgio di Trebisonda, che scrive di lui, scrive male ovviamente, lo odia e lo detesta, perché lui è legato a una visione assolutamente ortodossa, ecclesiastica, aristotelica, e scrive: il mondo intero avrebbe avuto una sola identica religione, ed avendogli domandato io, a Gemisto, se sarebbe stata la fede di Cristo o quella di Maometto, mi rispose: nessuna delle due,
ma un'altra non dissimile da quella dei gentili. Di fatto oramai lui aveva abbandonato, parliamo degli ultimi 20 anni della sua vita, aveva abbandonato qualsiasi legame con la tradizione religiosa cristiana e intendeva un futuro unicamente come recupero appunto di una tradizione non dissimile da quella dei gentili, cioè da quella dei romani. C'è una tradizione religiosa che doveva essere quella legata strettamente al passato greco-romano. La legge bizantina però prevedeva la pena di morte per quei cristiani che fossero tornati alla pratica o al pensiero pagano. E allora ecco che Platone è costretto a tenere per sé le proprie convinzioni, a tenerle in una ristretta cerchia di allievi, di propugnare l'insegnamento orale. E in questo lui si ritrova perfettamente in linea con Pitagora e con Platone, che privilegiavano l'insegnamento orale rispetto a quello scritto. Platone lo fa anche perché è costretto, altrimenti può essere messo a morte dalla legge bizantina, ma lo fa anche perché vuole seguire, attraverso la tradizione orale, i suoi predecessori. Il Concilio di Ferrara, allora, ma di Firenze in particolare, diventa una specie di reazione chimica, un insieme di pensieri in una situazione già in qualche modo in ebollizione, irrompe con forza il pensiero di Gemisto Platone e allora si crea un'esplosione, una vera e propria esplosione del pensiero, delle dimensioni, un'esplosione, una reazione chimica che cambierà non solo Firenze, ma cambierà tutta l'Italia e tutta l'Europa, fino ai giorni nostri, perché noi siamo di fatto in qualche modo figli del Rinascimento. Lui abbraccia, dicevamo, le tradizioni più antiche e misteriche, Platone, abbraccia gli oracoli caldaici e prevede una utopia che sarà poi l'utopia del Rinascimento, cioè quella di immaginare un mondo perfetto sotto il dominio del sapere. Un mondo perfetto, e il Rinascimento si basa su questa visione, sotto il dominio del sapere. Ma non è un sapere illuminista. Ecco, questo va sottolineato. Non è un sapere illuminista, non è il sapere della mente e della ragione, è un sapere iniziatico. È un sapere esoterico iniziatico che dovrà in qualche modo creare questo mondo perfetto sotto il dominio del sapere. E tutti i richiami alle varie religioni, alle varie tradizioni tendono a questo. Nel tempio di Rimini, fatto da Sigismondo, voi pensate che in un tempio cristiano, che era la chiesa di San Francesco, viene eretto questo tempio, che è il tempio appunto malatestiano disegnato da Leon Battista Alberti, in cui nei bassorilievi non ci sono i santi o le madonne o l'iconografia classica del cristianesimo, ma ci sono i pianeti, le muse, ci sono i principi del pensiero di Gemisto Platone. E il tempio malatestiano di Rimini è assolutamente da visitare e da vedere con grande attenzione, sia all'interno che all'esterno. Dichiarò Gemisto Platone: Maometto e Cristo saranno dimenticati e la verità vera splenderà su tutte le terre del mondo. Guardate, questa è un'affermazione estremamente importante. Lui non si limita a dire che il cristianesimo e l'islam rappresentano due varianti di una verità assoluta, al contrario. Egli afferma che sono falsificazioni della verità e che la loro distruzione è condizione necessaria perché la verità rinasca. Quindi né il cristianesimo né l'islam, ma solamente superando il cristianesimo e l'islam, possiamo arrivare alla verità. Rapidamente, lui fa riferimento alla tradizione, alle credenze comuni, alle koinà dogmata, come le chiama lui, cioè quel sapere comune, diffuso, che è estremamente importante perché è legato alla tradizione. E fa un gioco di parole estremamente interessante, con qualcosa
un gioco ermetico-alchemico, direi, e potrei mettere un trattino cabalistico. Platone collegava di fatto i fondamenti del pensiero, logikai archai, quindi in termine greco, allo studio dell'antichità, archaiologia, cioè per cui il fondamento del pensiero, logikai archai, era strettamente collegato allo studio dell'antichità, archaiologia, ed erano la stessa cosa, perché in greco di fatto i due termini sono praticamente identici, sono simili. Allora la riscoperta dell'antico vuol dire la riscoperta della verità primitiva. Concludo con due piccole cose. Una, Gemistocletone porta in Italia la geografia di Strabone, che era completamente sconosciuta. La geografia di Strabone sarà il testo che ispira Cristoforo Colombo per il viaggio verso le Americhe. Ma non solo. Cristoforo Colombo portò con sé i testi del fiorentino Paolo Toscanelli, che li aveva ricevuti di prima mano direttamente da Platone, i testi sulla geografia. E c'è una visione nuova dell'uomo all'interno del cosmo, dell'uomo il rapporto con i pianeti, dell'uomo il rapporto con la natura. Viene completamente ribaltata una visione arcaica di rapporto uomo-terra e uomo-terra-sole in una visione assolutamente nuova, che porterà poi di fatto al viaggio di Colombo e alla scoperta dell'America. Considerate che l'Enciclopedia Britannica, testo assolutamente neutro, in questo modo, possiamo definirlo così, dichiara che Platone giocò un importante ruolo, anche se indiretto, nella scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, dichiarato dall'Enciclopedia Britannica. Quindi l'influenza di Platone arriva anche sull'aspetto così della geografia. Altro aspetto importante, le accademie. Le accademie esoteriche che nascono in quel periodo si diffondono con una rete incredibile in tutta Italia, ma anche in tutta Europa. Il cardinale Bessarione, ne abbiamo parlato, quell'altro eminente uomo di cultura, bene, lui si lega strettamente alla Chiesa romana, al punto che viene nominato cardinale. E nel 1463 viene investito del titolo di patriarca di Costantinopoli della Chiesa Cattolica. Quindi prende una via assolutamente opposta, pur essendo partiti insieme da una visione platonica, da una rivoluzione contro il dogmatismo aristotelico, bene, poi le due strade si dividono completamente. Bessarione diventa un emblema della cristianità, ma soprattutto della cattolicità, al contrario di Gemistocletone. Ma interessante perché Bessarione? Perché Bessarione viene in Italia al seguito dell'imperatore e porta con sé una raccolta di 800 manoscritti. 800 manoscritti, di cui 500 in greco. Bene, questo gioiello, questo tesoro, voi lo potete vedere e lo potete trovare nella Biblioteca Marciana a Venezia. Andate a Venezia e andate all'Accademia Marciana, è un'esperienza unica. Troverete i testi in greco del cardinale patriarca di Costantinopoli, Bessarione. Questo apporto, quindi, di cultura, di libri, di novità, fa crescere le accademie, fa crescere quindi circoli che si sviluppano in vari luoghi, in varie città, in cui le menti liberate da questi schematismi angoscianti del tardo Medioevo finalmente si confrontano, respirano, sentono un'aria nuova, un'aria diversa, la possibilità di confrontarsi, di criticare, di dire come veramente la si pensa. Ed è la più famosa fu certamente l'Accademia Platonica di Firenze, fondata appunto da Cosimo, e che vide Massilio Ficino come esponente centrale, ma anche l'Accademia poco conosciuta, ma estremamente importante, di Rimini, che vide Sigismondo come presidente di questa Accademia, che si faceva chiamare Rex. Sicuramente qui c'è un po' un'altisonanza, ma in qualche modo diventò un'Accademia estremamente importante.
queste accademie si svilupparono un po' in tutta Italia e crearono un tessuto su cui nel 1690, quindi 150 anni dopo più o meno, 200 anni dopo, Cristina di Svezia impianta le Accademie dell'Arcadia. Ma allora le Accademie dell'Arcadia nascono su un terreno che in qualche modo era già stato, mi chiedo, è una domanda che mi pongo, era già stato fertilizzato dalle Accademie che seguivano Agemisto Platone? Secondo me sì, secondo me ci fu questo gusto dell'Accademia, questo gusto di ritorno all'antichità. Guardate caso, anche con l'Accademia dell'Arcadia c'era voglia di tornare all'antica Arcadia dei pastori della Greci. Bene, ancora una volta si riscopre questo bisogno di tornare all'antico, di ritornare all'essenza delle cose, di fuggire alla gabbia del barocco, perché nel 1690 l'Arcadia venne fondata per uscire dalla gabbia del barocco, ma il principio in qualche modo e la via di fuga a me appare la stessa. Bene, se noi abbiamo definito allora l'inizio del Rinascimento, quando noi possiamo dire che finisce il Rinascimento? Ma secondo me, e non solo secondo me, secondo molti, il Rinascimento finisce il 17 febbraio del 1600 con il rogo di Giordano Bruno. Col rogo di Giordano Bruno finisce il Rinascimento, o meglio, gli effetti si vedranno ancora negli anni successivi, ma quello spirito, quella voglia, quell'entusiasmo, quella stagione luminosa e irripetibile che portò l'Italia al centro dell'Europa e del mondo, di cui ancora oggi ne sentiamo gli effetti e ne godiamo i benefici, sembrò spegnersi con la morte di Giordano Bruno, che fu l'ultimo platoniano vero, strettamente legato al pensiero di Gemisto Platone, strettamente legato alla visione di Platone. Il Rinascimento, tra virgolette, ad alta tensione, il Rinascimento emotivo, il Rinascimento furente, quello che cambiava e ha cambiato il mondo, di fatto, con la morte di Giordano Bruno, in qualche modo finisce. E allora concludo. E a chi considera senza pregiudizi, appare chiaro che l'ebraismo è una sintesi di sapienza cananea, egizia e babilonese, che il cristianesimo è un tessuto intrecciato su una trama ebraica con molteplici fili di mitraismo, cioè del rito di Mitra, e di culti di Iside. Bene, allora c'era un luogo intellettuale con Gemisto, Platone, un luogo intellettuale dove ebraismo, cristianità ed islamismo ed altri culti ancora potevano incontrarsi, discorrere, comprendere insieme la realtà. E quello spazio in qualche modo si configurava nella misura della ricerca di verità, della ricerca dell'uno. Bene, quello spazio, anche grazie a Gemisto e alle sue accademie, in una interrotta catena, esiste ancora ed è il luogo d'incontro di tutta l'umanità.